¡No! ¡Sono Satana! Sì. ¡Sto per tornare! ¡Ragazzi! ¡Carote! ¡Carote! Porca miseria, quel coglione si è mica dimenticato di rinnovarmi l'assicurazione. Ma qui basta veramente un niente che esplode tutto, figa. Ciao, va là! C'è trainista! Visto che Caronte è andato a fare la cacca, chiami tu, per favore. Porca miseriaccia. Pronto, Alleanza? Sì, salve, sono Mefisto. Mi scusi, posso parlare con lei per un'assicurazione? Sì, mi dica. Sì, dovrei assicurare la mia azienda. Ah, ma noi facciamo solo polizze vita, signor Episcopo. Sì, vabbè, potrebbe servirmi anche quella. Ma noi siamo a Monopoli, lei mi chiama da Milano? Beh, io chiamo un po' da ovunque, diciamo. Ah, ho capito. Sono dappertutto. Ah. Sì, mi ha riconosciuto, immagino. No, lei chi è? Beh, sono una celebrità, insomma. Chi è? Chi non mi conosce? A volte si invoca una persona o si invoca un'altra, no? Ma non la conosco, mi scusi, non riesco... Beh, senta, quanto mi viene a costare per assicurare la mia vita? Non lo so, dovrebbe parlare direttamente con sì, le persone calcoli... incaricate. Io lei... no, io faccio parte dell'amministrazione, quindi non sono a conoscenza. Lei calcoli che io sono in vita da 16.000 anni, io, insomma. Diciamo va bene, va non bene. Avete il vostro tornaconto. Pronto? Richiamami questa stronza. No! Pronto, Alleanza? Sì, mi scusi, stavo parlando con una sua, credo, dipendente. Sì, scusi, mi dica. Sì, volevo sapere quanto mi veniva a costare assicurare la mia azienda. Lei mi ha detto che voi vi occupate soltanto di assicurazioni sulla vita. Sì. Ecco, io le ho spiegato che essendo in vita da tanti anni non so quanto ne valga la pena. Capisce? Ho aziende da tutte le parti, o perlomeno la mia azienda si distende per tutta l'Italia. Sì, come si chiama? Inferi. Inferi SRL. Sono su Radio DJ. Che schifo! Non mi nomini sto schifo, per favore. No, noi ci abbiamo delle radio un po' più pacate. Ci abbiamo Radio Capretto Sgozzato, Radio Vergine International. Radio... Facciamo musica satanica. Lei ha mai partecipato a un sabba? No, francamente no. Guardi che è una figata, Il capretto è rimasto sullo stomaco. Porco cane. Ci ho detto al Caronte di cuocerlo un po' meglio. Sì, salve, buonasera. Sono Satana. Senta, volevo sapere quanto veniva a costare, diciamo, assicurare gli inferi. Pronto? Sì, mi sente? Sì. Sì, ero interessato a assicurare la mia azienda. La vostra azienda? Sì, esatto. Ma con chi parlo? Satana, Mefisto, Belzebù. Il diavolo, insomma, per capirci. Sa, anche noi abbiamo delle esigenze, puoi immaginare, vivendo in mezzo allo zolfo, il fuoco, sto casino, si rischia, insomma, vorrei innanzitutto mettere un po' a regola norme, diciamo, locali, no? Sì. Ecco, e poi assicurarli, perché sa, qua può scattare un incendio da un momento all'altro, eh. Basta che un dannato scorreggi, un altro si accende una sigaretta, è un casino. Pronto? Richiamami il coglione. No. Testa di cazzo. No. Satana. Diabolico. Non capisco. Pronto l'italico? Sì, salve, sono Mefisto, mi scusi. Stavo parlando con una sua collaboratrice poco fa. Era l'uomo. Come sono con noi, scusi? Mefisto. Mefisto? Sì. Mi dica. Voi non avete mai assicurato gli inferi? Pronto? Richiamalo. Pronto? Sì, buongiorno, salve, sono il signor Mefisto. Senta, io dovrei assicurare la mia azienda. Sì. Sì, mi sente? Sì, male. Come mai mi sente male? Sono un po' lontano, sa, sono proprio sotto, in fondo. Pronto? È caduta la linea, guardi. Sta... Questo è un mago. Saulo Assicurazioni, buonasera. Sì, buonasera, salve. Un'informazione, vorrei assicurare la mia azienda. Sì. Sì, assicurare anche me stesso, visto che sono, diciamo, il rappresentante principale dell'azienda. Ho capito. Si può avere un preventivo all'incirca? Mefisto. Mefisto, esatto. Mefisto? Sì, Mefisto. E il nome non c'è. Ah, Belzebù mi chiami. Satana, il diavolo, insomma, metta quello che vuole. Ma vaffanculo, No! Pronto?